Ciao e benvenuto a Top of the World. Io sono Fox e in questo video ti farò conoscere i 10 migliori giochi da tavolo per vendite su DungeonDice.it e nei negozi Dungeon Store del periodo che è andato dal 29 aprile al 5 maggio 2021. Prima di iniziare però ti ricordo che iscrivendoti al canale rimarrai sempre aggiornato su tutti i contenuti di DungeonCast TV. Ma ora via alla classifica, come sempre dopo la sigla! In decima posizione c'è Cerberus, gioco per 3-7 giocatori, edito da Manca l'Amaro. In Cerberus ti ritroverai alle porte del Regno degli Inferi. Ormai giunto al tuo ultimo viaggio, sei rassegnato alla dannazione eterna quando, quasi per caso, ti accorgi di avere un'ultima esile possibilità di salvezza. Cerbero, il famelico cane a tre teste a guardia degli inferi, si è distratto e coglie al volo l'occasione per scappare, tornando verso il fiume Stige per saltare a bordo di una delle navi che potrebbero traghettarti via dall'inferno, inseguito dal terribile mastino infernale. Durante la fuga dovrai fare del tuo meglio per non rimanere indietro e i giocatori raggiunti da Cerbero potranno aiutare il mastino infernale a catturare anche gli altri giocatori, in modo da rendere la loro salvezza ancora più difficile. Il nono posto è occupato da Seven The Sins, gioco di Gaiton Games che mette da 2 a 5 giocatori di fronte ai peccati capitali, in un gioco di carte che metterà alla prova la tua memoria e la tua integrità morale. Una vita virtuosa passa attraverso a una serie di rinunce, mentre cedere sistematicamente al peccato significa condannare la propria anima alla dannazione eterna. Nel corso della partita collezionerai carte che raffigurano i 7 peccati capitali e dovrai cercare di mantenere un certo equilibrio tra loro, oppure cedere senza misura. Questo perché, in base al punteggio dell'abisso dell'anima, alimentato più o meno consapevolmente dai giocatori, il vincitore sarà colui che avrà totalizzato più o meno punti. In Seven The Sins niente è scontato. Preparati al giudizio finale. Per l'ottava posizione ci spostiamo nel mondo onirico di Dreamscape, gioco di Gaiton Games che permette a 1-4 giocatori di costruire i propri sogni. Esplorando i vari luoghi sul tabellone potrai raccogliere i frammenti che utilizzerai per comporre i tuoi sogni, con l'obiettivo di realizzare i suggestivi paesaggi indicati sulle carte. Avrai a disposizione pochi round prima di svegliarti di nuovo, quindi sarà fondamentale pianificare al meglio ogni mossa, così da ottimizzare le varie azioni e raccogliere il maggior numero di punti possibile prima che suoni, inevitabile, la sveglia. Riuscirai a risvegliarti con un piacevole sorriso o subirai la spiacevole influenza dell'oscuro Mr. Nightmare che si aggira nel mondo dei sogni per trasformare in incubi i tuoi placidi paesaggi? Al settimo posto troviamo Through the Ages, gioco per 2-4 giocatori di Cranio Creations che ti permette di rivivere la storia della civiltà. Iniziando dall'età antica percorrerai le varie tappe della storia dell'umanità, cercando di far prevalere la tua civiltà. Per riuscirci dovrai fare attenzione a ogni aspetto, dalla scelta del tuo leader alla forma di governo, dalle meraviglie da realizzare alle risorse primarie per sfamare la popolazione. Si tratta di un gioco tanto impegnativo quanto soddisfacente, complesso e dalla durata importante, consigliato quindi a giocatori esperti che sapranno trovare una vincente sfida in questo capolavoro del gioco da tavolo moderno. Riuscirai a rendere la tua civiltà la migliore della storia? A occupare la sesta posizione c'è Unstable Unicorns di Asmodee Italia, party game per 2-8 giocatori che ti permette di costruire il tuo personale esercito di unicorni. Unstable Unicorns è un gioco di carte che unisce le due cose preferite da tutti, la distruzione e gli unicorni. Nel corso della partita lo scopo sarà quello di prevalere sugli altri giocatori a suon di sgambetti e veri e propri colpi a tradimento, e per farlo dovrai metter su un esercito il più velocemente possibile. E magari proteggerlo anche usando la magia. Unstable Unicorns è un gioco cacciarone e divertente, perfetto per le serate di gioco leggere, anche con giocatori alle prime armi.
Al quinto posto c'è Citadels, gioco per 2-8 giocatori, edito in Italia da Asmodee. Caratterizzato da un'ambientazione medievale e da splendide illustrazioni, Citadels è un gioco di bluff e deduzione, in cui i giocatori competeranno come cittadini locali per essere i primi a completare la propria città, impersonando turno dopo turno una serie di personaggi. Infatti, nel corso di ogni round di gioco, i giocatori ricoprono segretamente uno dei ruoli disponibili e cercano di usare i propri poteri per assecondare i tentativi di arrivare alla vittoria. Il cittadino e giocatore che alla fine del gioco avrà costruito la città più imponente sarà proclamato vincitore. Questa edizione include tutti i personaggi contenuti nell'originale prima edizione del gioco, quelli dell'espansione Dark City, nonché una serie di 9 personaggi e 12 quartieri inediti che renderanno il gioco più variegato che mai. Per la quarta posizione andiamo tra le stelle di A Sky of Stars, gioco per 3-6 giocatori di Gaiton Games che ti permette di disegnare le tue costellazioni. Ciascun giocatore sarà chiamato a crearne di nuove, disegnandone l'immagine sulla sua volta celeste, unendo tra loro le stelle suggerite dal dado stellare. Ogni creazione verrà sottoposta al giudizio degli altri giocatori, che dovranno capire quale oggetto sia raffigurato nelle rispettive volte celesti. Il giocatore più abile nel creare queste immagini e più attento ad interpretare quelle altrui otterrà più punti e sarà proclamato vincitore al termine della partita. Sarai in grado di individuare la tua costellazione e tracciarla nel cielo di A Sky of Stars? Per il gradino più basso del podio andiamo sulle montagne più alte del pianeta, con la Big Box di K2, portata in Italia da Gaiton Games. In questa edizione troverai sia il gioco base di K2 che le due espansioni Broad Peak e Lhotse, che permettono a 1-5 giocatori di vivere le emozionanti dinamiche di una scalata d'alta quota. In questo classico tra i giochi di gestione di media complessità, ti troverai al comando di una coppia di scalatori che dovrai gestire al meglio per raggiungere la vetta, pianificando attentamente dove piantare le tende, quando riposare e quando invece tentare di superare i tratti più impegnativi in funzione delle condizioni meteorologiche. La coppia di scalatori che avrà raggiunto complessivamente le quote più alte e sarà sopravvissuta all'intera spedizione della durata di 18 round emergerà vincitrice da questa competizione letteralmente estrema. Sarà la tua? Secondo posto per Seven Wonders Duel di Asmodee Italia, gioco per 2 giocatori che prende alcune dinamiche di Seven Wonders e le declina in una sfida testa a testa. Nel corso della partita prenderai carte da un set piramidale, di carte sia coperte che scoperte, così da costruire la tua civiltà e prevalere sul tuo avversario. Per farlo avrai 3 modi: il dominio militare, quello scientifico o il maggior numero di punti al termine della partita. Ma queste condizioni valgono anche per il tuo avversario, quindi sarà fondamentale avere sempre ben chiara la sua situazione e magari cercare di intuirne le intenzioni, così da non trovarti in spiacevoli situazioni. Seven Wonders Duel è un gioco particolarmente apprezzato dai giocatori, assolutamente consigliato agli amanti del gioco in coppia. Il gioco più venduto di questa settimana è Couleur de Paris di Gaiton Games, che porta da 2 a 4 giocatori nel quartiere di Montmartre a Parigi e li mette di fronte a una sfida di pittura, la Bateau Lavoir. Giocherai nei panni di un grande maestro del tempo, con l'obiettivo di utilizzare la tua abilità per dipingere alcune opere in grado di lasciare il segno nella storia dell'arte. Durante il turno dovrai utilizzare i collaboratori per ottenere i colori primari ed eventualmente mescolarli per ottenere anche i secondari, così da completare i dipinti che ti consentiranno di racimolare preziosi punti vittoria. La selezione delle azioni è legata a una ruota al centro del tavolo, che turno dopo turno cambierà quelle disponibili, disattivandone alcune e ampliando le possibilità di scelta per altre. Una buona dose di pianificazione del lavoro e la capacità di intuire la tempistica giusta per il posizionamento dei collaboratori sulle azioni sono la chiave della vittoria in questo variopinto gioiello gestionale.
Siamo così arrivati alla fine di questa Top of the Board. Maggiori informazioni sui giochi che ho nominato in questa classifica puoi trovarle cliccando sui link in descrizione, che ti porteranno direttamente alla scheda prodotto su dungeondice.it. Prima di salutarti però ti ricordo che puoi seguirci anche su Twitch, sul canale Dungeoncast TV, dove potrai vedere tutti i nostri contenuti in diretta e partecipare a fantastiche iniziative, come il Dungeon Quiz, il game show dedicato ai giochi da tavolo al quale puoi partecipare direttamente da casa, in onda tutti i giovedì alle 21.30 sul canale Twitch di Dungeoncast TV. Buon fine settimana e appuntamento a sabato prossimo con una nuova Top of the Board!